A Sancono, centro del Calatino, sono in corso i festeggiamenti religiosi in onore dell'omonimo santo patrono che in occasione dell'ottava tornerà nuovamente fra la gente del suo popolo e degli innumerevoli devoti che annualmente rinnovano il culto in onore del santo prodigio. Il parroco della comunità sanconese, nel rivolgere un pensiero agli emigrati, ha così tradotto il suo messaggio di fede. Effettivamente è così. Come ogni anno, in questo tempo si rinnova la fede e la devozione a questo santo patrono in questo comune, ma è un santo presente anche lì dove il sanconese è presente. Il mio pensiero va anche ai nostri fratelli emigrati, i quali molti per questa occasione tornano a Sancono, ma i tanti sono realmente presenti con la preghiera, la devozione lì dove sono, in tutte le parti del mondo. È molto sentita questa festa, perché questo popolo è davvero un popolo che vuole vivere il tempo della santità. In questo tempo della santità ciascuno è chiamato davvero a declinare questa dimensione nella sua vita e nel suo quotidiano, ma soprattutto in ogni stagione della sua vita. Quali furono i prodigi di Sancono? I prodigi di Sancono sono stati tanti, alcuni certi, le fonti storiche sono certe, altri appartengono un pochino alla leggenda popolare, ma in entrambi i casi essi davvero manifestano la fede e la devozione verso questo santo. A lui vengono attribuiti davvero tanti prodigi e tanti miracoli, ma soprattutto ciò che lo ha contraddistinto è quella carità che ha rivolto verso gli altri, il suo essere davvero imitatore di Cristo, invitando ogni fratello ed ogni sorella ad essere imitatore di Cristo. Che sono le parole che vuole rivolgere agli emigrati? Le parole che posso rivolgere agli emigrati sono quelle di portare davvero dentro questa fede e questa devozione. Il santo ha una caratteristica particolare, ossia quello di accomunare davvero tutti quanti. Io in un certo senso mi sento di dire che in questo santo si identificano tutti, anche i non credenti. Thank you.